Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo tutorial su come sostituire la camera d'aria correttamente. Se state guardando questo video perché avete dubbi su come smontare e rimontare la camera d'aria, su quali sono i vari procedimenti per farlo in modo corretto, continuate a guardare questo video e iscrivetevi al canale per vederne altri. Iniziamo a dire perché dobbiamo sostituire una camera d'aria. Il motivo principale è una foratura, oppure quando si sostituisce il copertone, io consiglio di cambiare anche la camera d'aria perché si smonterà tutto assieme. Adesso vediamo cosa serve per sostituire una camera d'aria. Una camera d'aria, delle leve smonta copertone e dei guanti in lattice. Inizio a mettermi i guanti. Se non avete un paio di guanti, potete anche non utilizzarli, sapete che vi andrete a sporcare le mani. Io su questa bici dovrò sostituire la camera d'aria posteriore perché è stata bucata. Ci sono tre tipi di ruote: ruote con il bullone a sgancio rapido normale o a sgancio rapido ma perno passante. In questo caso abbiamo un dado da 15 da svitare da una parte e dall'altra, all'anteriore invece abbiamo un semplice sgancio rapido. Le bici da corsa la maggior parte hanno lo sgancio rapido sia anteriore che posteriore, se invece avete delle bici vecchie, tipo fixed o quelle là che vanno adesso, avrete o una 13, una 14 o una 15. Alcune bici elettriche sul posteriore hanno anche la 17 e la 19. Prima di allentare i dadi con lo sgancio rapido dobbiamo aprire i freni. Nel caso dei V-brake è molto facile, basta tirare il cavo e il freno si sgancia subito. Nel caso delle bici vecchie o le bici da corsa, le bici vecchie basta sgonfiarla, ma essendo bucata se la sgonfia. Per rimetterla su bisognerà sgonfiarla comunque la camera d'aria, metterla su e rigonfiarla. Sulle bici da corsa invece hanno una levetta apposta sul corpo freno da poter allargare le pastiglie. Fatto questo, allentiamo i dadi. Allentati i dadi senza smontarli del tutto, adesso do una spinta verso il basso tenendo il deragliatore spinto verso fuori. Adesso abbiamo la ruota in mano, sostituiamo la camera d'aria. Prendiamo il leva copertoni, li infiliamo tra il cerchio e il bordo del copertone. Li incastriamo su un raggio, prendiamo un secondo leva copertoni, lo infiliamo e spingiamo in avanti o indietro se volete. Svitiamo la valvola. Ecco, adesso possiamo tirare fuori la valvola e tirare la camera d'aria. Se volete capire perché si è rotta, potete rigonfiarla. Se invece sostituite anche il copertone, non c'è bisogno di controllare. Siccome sono pignolo, controllo sempre il paranipples, se è tutto ok, e anche l'interno del copertone se è rimasto piantato qualcosa tipo una spina o un vetro, perché nel momento in cui andremo a rimontare la camera d'aria non avendo fatto ciò si potrebbe ribucare. Paranipples ok, controlliamo l'interno del nostro copertone. Primo consiglio che vi do, che è obbligatorio: state attenti alle valvole perché la valvola Schrader, cioè quella là che per capirci è uguale a quella delle macchine, ha il buco più largo e se avete i cerchi che hanno il buco stretto per la valvola destra non si infileranno e bisognerà fare un buco col trapano. Consiglio comunque il montaggio della Schrader perché è comoda anche quando siete fuori, se dovete gonfiarla e non avete la pompetta potete andare tipo ai distributori di benzina. Per i più accessoriati basta un compressore con il manometro e la pistola per gonfiare le gomme della macchina. Fino a che punto devo gonfiare la camera d'aria prima di inserirla dentro?
Allora, per capire se la camera d'aria è gonfiata in modo corretto e non troppo, bisogna che formi un cerchio con leggermente una piega o comunque avendo una forma circolare. In questo caso è un po' troppo gonfia, quindi io andrò a sgonfiarla. E qua si è formata una pieghetta, così è sufficiente. Adesso possiamo reinserire il copertone all'interno del canale del cerchio. Inserire la valvola, farla entrare all'interno e fare tutto il giro del copertone. A questo punto ecco il secondo consiglio che vi do, che sarebbe obbligatorio anche questo, sconsiglio l'utilizzo delle leve. Perché? Perché con la leva c'è il rischio che si possa pizzicare la camera d'aria. Quindi con un po' di amore e pazienza infileremo dentro piano piano il copertone assieme alla camera d'aria. Come facciamo? Spingiamo così su tutto il cerchio finché non arriveremo a un punto che sarà molto difficile da mettere dentro. Basterà spingere un po' più forte e io consiglio di spingere col palmo. Quando è rientrato tutto il labbro, sia destra che sinistro, se il copertone è nuovo bisogna farlo stallonare in maniera corretta, se no ci avrà quell'effetto di cerchio storto o ad alta velocità si sentirà la bici che ballerà, si alzerà e avrà vibrazioni. Per farlo stallonare in modo corretto bisognerà mettere un po' di sapone e poi gonfiarlo al limite dei bar che c'è scritto sul copertone e si vedrà piano piano che uscirà. Se non viene al primo colpo continuate a farlo finché non stallonerà. Per capire se stallona bene c'è il bordo qua all'interno che mostra con un altro cerchio se il copertone ha stallonato in maniera corretta. Adesso possiamo gonfiare la nostra ruota e vedere se tiene la pressione. Dopo aver controllato che è tutto ok, possiamo montare il tappino e andarla a montare. Per rimontarla, consiglio come prima, senza sporcarvi le mani, di prendere il deragliatore, spingerlo verso il basso, centrare il pacco pignoni, allargare il deragliatore verso fuori come ho fatto prima e così non vi sporcherete neanche le mani. Mettete bene in base il perno sul telaio e dopo stringete. Fatto ciò, il cerchio sarà montato, il copertone sostituito o camera d'aria e la bici è pronta per andare a fare un giro. Se vi è piaciuto questo tutorial, vi invito ad iscrivervi per vederne altri. I prossimi tutorial saranno come sostituire le pastiglie dei freni e guaina e cavi dei freni. Quindi non perdetevi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!